Su oltre 2.000 tamponi rapidi antigenici effettuati nel fine settimana appena trascorso, sono 24 i positivi scoperti a Pescara. Lo screening di massa, che tra sabato e domenica ha interessato i piccoli studenti delle scuole primarie e le rispettive famiglie del capoluogo adriatico, ha consentito di isolare 16 alunni e 8 familiari positivi al Covid-19, ma asintomatici, che ora saranno sottoposti a test molecolare per un'ulteriore verifica, come ha spiegato al nostro microfono Gianni Santilli, assessore comunale all'istruzione. Noi abbiamo cominciato già sabato e domenica, quindi 10 giorni fa, praticamente per le scuole medie, e abbiamo scovato già 16 positivi. Quindi poi siamo andati avanti, abbiamo cominciato lo screening nelle scuole superiori durante la scorsa settimana, però là per fortuna non è risultato nessun positivo. Ieri e sabato abbiamo fatto lo screening per le scuole elementari e complessivamente sono venuti fuori 24 casi, però sono praticamente 8 adulti e 16 bambini, quindi abbiamo monitorato questo in questi tempi, però noi vorremmo continuare, tant'è che oggi stanno continuando con lo screening praticamente con i tamponi alle scuole superiori e avremo intenzione di continuare e ripeterlo sia per le scuole medie che per le scuole primarie, però dipenderà molto dai medici della ASL. Le prenotazioni avvengono, sono i presidi che organizzano tutto, convocano le classi, avvisano i maestri e tramite il registro elettronico comunicano alle famiglie l'orario e il giorno che i bambini devono andare. Queste persone che sono risultate positive erano asintomatiche o presentavano sintomi comunque? Erano tutte asintomatiche, quindi non avevano nessun segnale. Nel momento in cui è venuta fuori la positività dei bambini è stato accertato anche i genitori e addirittura i nonni e di conseguenza sono stati segnalati immediatamente alla ASL per fare quel tampone.